Saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, bomba atomica. Vi presento un motore quasi del tutto plug and play da 13,5 cavalli che sta all'interno della culla del Ciao senza fare nessuna modifica. Quindi ragazzi, tagliamo corto, sigla e andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta. Vamos! Ed eccolo qua, ragazzi, il bombardone dell'anno, la scoperta più sensazionale del 2024. Polossi Big Depths 4 montato su carter Polini 4 Race, capace di erogare stock, quindi senza alcun tipo di modifica, 13,5 cavalli e 9,6 Nm, ma portato all'evoluzione 1 a 14,5 cavalli e 10,9 Nm. Ebbene sì ragazzi, prestazioni da capogiro per questo Polossi, perché se voi pensate, se pensiamo che il Big Depths 4 montato sui suoi carter MP1, messo nella migliore delle sue condizioni, riesce ad erogare 11 cavalli. In questo caso, Big Depths 4 montato su carter Polini, così proprio, pum, plug and play, 13,5 cavalli, quindi ben 2,5 cavalli in più rispetto al Malossi montato sui suoi carter, appunto Malossi. Ragazzi, com'è? Siete frastornati? Siete un po' sotto shock? Riprendetevi, ragazzi, è tutto vero, è tutto vero. Anche voi potrete avere un motore plug and play che sta all'interno della curva, della culla del vostro Ciao con 13,5 cavalli, quindi pazzesco. Io mi immagino gli amici che vanno alla Monferraglia che si sono sempre detti: ma il mio Big Depths lo faccio preparare, lo faccio qua, lo faccio là, fate più un cazzo, ragazzi. Comandatevi questi pezzi, montate il motore e vamos a manetta con 13,5 cavalli. Ma andiamo a vedere il Polossi Stock. Come è praticamente, come è costituito, quali pezzi ha, facilissimo ragazzi. Come detto, 13,5 cavalli e 9,6 Nm, carter Polini 4 Race, stock, quindi li comprate, non limate un cazzo, a parte quel piccolo problema per montare l'accensione, che lì, vabbè, quelli della Polini bisognerebbe prenderli a mazzate. Montate l'albero Polini, che a mio avviso è meglio dell'albero Malossi perché sale da solo a ore 12. Vi montate una bella accensione Polini con il suo disco di bilanciatura. Come detto, montate un bel GT Malossi Big Dex 4, una DBR GP04 o la Sniper X, vedete voi. E io in questo caso avevo montato un Dell'Orto PHBG19, che vi anticipo già, se voi fate questa combo e andate a montare un carburatore Polini PC21, guadagnate sia coppia che potenza, quindi è facile che con questo mix e un carburatore Polini PC21 arrivate tranquillamente a 13,8 cavalli e a 10,2 Nm. Ma a questo punto, ragazzi, visto che voi penserete: ma che cazzo sta dicendo? Sniper si è fottuto il cervello? No, andiamo a vedere il grafico della curva di un Big Depths 4 montato sui suoi carter Malossi e lo confrontiamo con la curva che abbiamo ottenuto dal Polossi in versione stock. Bene, ragazzi, questa qui è la nostra curva di un motore Malossi stock, quindi motore full Malossi con il nostro bel GT Big Depths 4. Andiamo a vedere un attimo cosa fa. Fa i nostri
10,9 cavalli, 8,7 Nm. Se noi andiamo a confrontarlo con il nostro Big Depth 4 montato su Carter Polini Stock, andiamo a vedere che, insomma, perde un attimino di potenza sotto, si svuota un attimino sotto, ma poi sopra, ragazzi, bambede qualcosa come 2,5 cavalli in più. Andiamo a vedere la coppia, e anche qui si perde un pelo di coppia sotto, per poi però guadagnare un pelo di coppia sopra. Uno dirà: ma sì, c'hai più coppia sotto. Sì, ho capito, ragazzi, ma avete 2,5 cavalli in meno. E basta che voi tarate la vostra trasmissione invece che tra gli 8 e i 9, dai 9 ai 10, e basta, il gioco è fatto. Quindi ragazzi, come abbiamo visto nei grafici, un botto di più di potenza e un botto di più di coppia per questo Big Depth 4 montato sui Carter Polini Stock. Ma andiamo a vedere un attimino che cosa è successo con l'Evoluzione 1. Così vi dico anche un attimino che lavori sono stati fatti per aumentare la potenza di questo motorello a 14,5 cavalli e a ben 10,9 Nm. Ed eccoci qua, ragazzi, con la lista delle differenze tra il motorello stock e il motorello Evoluzione 1. Allora, come detto, ben 14,5 HP e 10,5 10,9 Nm, scusate. Sempre Carter Polini 4Race, ma questa volta leggermente lavorati. Se volete vedere le lavorazioni che sono state eseguite al Carter, vi invito ad andare a vedere il video del blocco Polini da 13 cavalli. Lì vedete che lavorazioni sono state fatte ai Carter, ma poca roba. Come detto, albero Polini, lasciato stock, che va benissimo così com'è ed è una figata sto albero. Ho sostituito l'accensione dall'accensione Polini all'accensione PVR regolata a 24 gradi. Questo mi ha permesso di passare da 13,5 cavalli a 13,9 cavalli e aumentare la coppia fino a, mi sembra, da 9,6 a 10,3, quindi piccolo salto sia di potenza che di coppia, già solo cambiando l'accensione, passando dalla Polini alla PVR. GT Malossi Big Depth 4, che anche lì è stato ritoccato un pelino, ma poca roba, ragazzi, solite stronzatelle che non sto qua a raccontarvi, ma poca roba. Marmitta sempre lei, una DBR GP04 Evolution e, come detto, no, come ho detto, ve lo dico adesso, sono passato da il PHBG 19 che utilizzavo nella versione 1 a un Polini PC 21 e anche qui sprint finale perché col PHBG 19 facevamo 14,3 e 10,6. Cambiando il carburatore sono riuscito ad arrivare a 14,5 e a 10,9 Nm. Ma anche qui io direi andiamo ad analizzare i grafici che ha raccolto il banco per quel che riguarda la Evoluzione 1 e magari facciamo un confronto tra Big Depth 4 montato su Carter Malossi stock, quindi un full Malossi. Andiamo a vedere cosa è successo con il Big Depth montato sui Carter Polini Stock e andiamo a paragonare per l'appunto il Big Depth montato sui Carter Polini, ma in evoluzione 1. Perfetto, ragazzi, eccoci qua ancora con la nostra curva del nostro full Malossi, quindi Big Depth 4 montato su Carter Malossi. Andiamo a vedere la nostra curva
del appunto Big Debs montato su Polini, e qua è evidenziata questa flessione. Quindi siamo andati a fare l'evoluzione 1, cercando di andare a chiudere questo gap di potenza ai medi regimi. Andiamo a vedere se ci siamo riusciti. E voilà, questa qua è la nostra curva arancione. Come potete vedere qui abbiamo guadagnato quel gap di potenza che avevamo tra i 7 e gli 8.000, anzi 7-9.000 qui, ma abbiamo portato la potenza più in alto a 14,5. Andiamo a vedere la coppia e voilà, questa flessione che avevamo in questo punto siamo andati a recuperarla, quindi stessa coppia a 7.000, ma poi per avere la nostra botta di coppia più in alto. Quindi direi evoluzione 1 azzeccata. Quindi ragazzi, come avrete visto, rispetto alla versione stock che sacrifica un attimo la coppia a medi regimi per poi recuperare in alto, ma anche la stessa roba con la potenza, con l'evoluzione 1 siamo riusciti a mettere una pezza e abbiamo guadagnato su tutti i fronti. Questo è dato sicuramente dall'accensione, è dato sicuramente dal carburatore Polini e magari anche un po' da tutti i lavoretti che sono stati fatti ai carter. Comunque, ragazzi, questa è la situazione. Big Debs 4 stock montato su carter Polini, albero Polini, accensione Polini, 13,5 cavalli e 10,6 Nm. Se ritoccate un po' i carter, montate un carburatore Polini PC21, montate su l'accensione PVR, sbadabimbede, se siete bravi, potete arrivare anche voi a 14,5 cavalli e 10,9 Nm. Ma come vi avevo anticipato, ragazzi, per montare il Big Debs 4 sul carter Polini c'è un piccolissimo problema. I carter Polini hanno quattro prigionieri M6 che sono lunghi uguali a tutti e quattro. Mentre invece per montare la testa Malossi avete due possibilità. O mettete due prigionieri M6 dai due lati più lunghi rispetto a quelli Polini, o se no, fresate la testa, dove praticamente avete l'appoggio dei dadi, per 1,5 cm, in maniera che potete prendere i dadi e tirare la testa. Perché la testa Malossi, originalmente qua, è più alta rispetto che sotto. Quindi non riuscite a imboccare i dadi. Ma è l'unica problematica. Una volta risolto questo problema, ragazzi, niente, calza tutto a pennello, montate su e via. Quindi, ragazzi, secondo me siete già al computer a comandare tutti i pezzi che vi servono per avere questo motore bombardone che sta all'interno della curva della culla del Ciao, senza fare modifiche. Sì, probabilmente avrete un attimino da fare via il buchino dove esce il collettore del carburatore, ma non su tutti i telai. Ci sono certi telai che hanno già il foro laterale abbastanza grande. Male che vi vada, fate due tagliettini e niente, e lo montate. Ecco ragazzi, questa era la novità mega galattica del 2024 che volevo condividere assieme a voi. Volevo ringraziare gli amici del team Polossi di Busto Arsizio che mi hanno dato la possibilità di utilizzare il loro logo per la copertina che avete visto all'inizio del video. Non vedo l'ora di conoscerli e magari di andare a farci una monferraglia assieme. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like. Mi raccomando, condividete, 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 perché voglio vedere questi blocchi motore su tutti i motorini
perché qua con del materiale plug and play, ragazzi, veramente avete un bombardone. Vi anticipo già che prossimamente inizierò a fare delle prove su asfalto. Mi sono ordinato il GPS, Race Box, non so come cazzo si chiama, e quindi lì poi non si scappa più. Prima prove al banco e poi prove su strada con tanto di accelerazione da 0 a 200. In barba a tutti i detrattori che bibi, ma il tuo banco prove non legge bene, il tuo va. Dai, non ho voglia di aprire la parentesi. Comunque, vi farò passare il mal di pancia a suon di risultati su strada con il GPS. Detto questo, ragazzi, ve lo ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Condividete, mettete like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo bombardone del 2024. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale Sniper Racing e ci vediamo alla prossima. Aloha!